Buonasera, bentrovati. Intanto che arrivate, bevo. Ciao, ciao Laura, ciao Cristina, ciao Tonia, Caterina, Carmela, ciao a tutti, bentrovati. Siamo tutti pronti per iniziare stasera? Allora, ci premetto a dire, ragazze, che io faccio quello che mi dite voi, nel senso che, come sapete, vi ho chiesto di propormi delle pose che vi piacerebbe raggiungere, no? Per quella di oggi è nato il delirio, tutti super contenti e allo stesso tempo super preoccupati. Allora, oggi, per chi non lo sapesse, facciamo un flow pensato per raggiungere Vasishta, la posa della panca laterale completa. Detto ciò, la posa in sé durerà 5 secondi, la nostra pratica ne dura 50, quindi io fossi in voi darei molta più importanza ai 50 minuti di pratica piuttosto che alla posa in sé per sé. Che cosa dite? E poi vi darò tutte le varianti che sono tutte fantastiche e avrò cura di farvi entrare con tutte le dovute attenzioni. Allora, intanto vi faccio vedere come sono vestita, giusto per vantarmi un po'. Oggi ho messo questo leggings fantastico, bellissimo, sempre con l'elastico che non stringe, non è trasparente, ma oggi il pezzo forte è il top. Ve lo volevo far vedere prima di iniziare. Guardate che bello dietro. E rimane aderente, per cui diciamo che non si muove quando pratichiamo. È fantastico. Ok. Wow, siamo già a 320, per cui io direi di cominciare, di non perdere troppo tempo. Allora, oggi Vasishta la raggiungiamo a metà pratica, per cui dopo ci rilassiamo, ci prendiamo cura del nostro corpo, se facciamo in tempo facciamo anche una piccola meditazione o un piccolo pranayama, ok? Bene, allora io partirei, come sempre mi allontano per un po', ci rivediamo dopo, buona pratica a tutti! Ok. Adesso mi ricopro. Tanto so già che a metà pratica mi spoglio. Ok, bene, ci sediamo in comoda posa, gambe incrociate, se avete il bacino bloccato potete mettere un cuscino sotto i vostri ischi, l'importante è che la nostra schiena sia ben dritta. Ok. E via, iniziamo, chiudiamo gli occhi, i dorsi delle mani sulle ginocchia, morbidi, inhala mudra, pollice e indice che si sfiorano, e il vento al petto, e tu che espiri, riprendi aria dalle narici, energizza il tuo corpo, poi lascia andare nuovamente. E l'attenzione si sposta dentro di te, lascia andare tutto ciò che è fuori, dedicati all'ascolto. Pollice e indice che si sfiorano, senza premere con forza. Rimani, radica bene i tuoi ischi, eleva la sommità del capo al cielo, crea spazio tra le vertebre, respira profondamente. E fai attenzione se l'aria rimane nel torace oppure se scende giù fino all'addome. Respira in maniera tridimensionale con tutto il corpo. Thank you.
cellula del corpo vibra insieme al tuo respiro. E un lieve sorriso sulle tue labbra. Porta le mani sulle ginocchia, schiudi il mudra, arrotonda la schiena, porta il mento al petto, il coccige in avanti, l'ombelico alla colonna e verso l'alto. E poi di nuovo oscilla indietro con il coccige, radica bene gli ischi e apri il petto. Di nuovo. Espira, svuota, arrotonda. E di nuovo radica e stendi. Senti il pavimento pelvico lavorare, i muscoli della colonna a risvegliarsi. E ancora radica e stendi, apri il petto. Con la prossima onda porta le mani al centro di te, al tuo tandem. E ancora lasciati srotolare, le braccia che salgono verso l'alto, i palmi delle mani che si sfiorano e lasciali scivolare al centro di te. E chinati alla tua pratica, al tuo inizio. Rivolgi un'intenzione a questa pratica, qualsiasi essa sia. E vi ricordo che la posa di Vasishta, del saggio, in qualche modo richiama, come sempre, il significato alla mitologia della religione induista. E la mano a terra e il piede simboleggiano il corpo e la mente, che una volta stabili, una volta compatti, permettono alla mano opposta e al piede di congiungersi. E questa unione è in qualche modo lo spirito individuale che si congiunge in comunione con lo spirito universale, quindi questa elevazione verso l'alto. Detto questo, come ho detto prima, ci sono tante varianti che potremo raggiungere, lo faremo con il dovuto rispetto e ascolto del nostro corpo. Bene, buona pratica, iniziamo. Portiamo le mani all'attaccatura delle anche, le ruotiamo in avanti e verso il basso e ci lasciamo scuotere. Centrati sui nostri punti di appoggio, lascia andare. È il coccige che oscilla a destra e a sinistra, spazza via tensioni, pensieri, restrizioni. E sono i fluidi all'interno che si riorganizzano nel corpo. Lasciati rallentare. E senti vibrare all'interno di te, immobile all'esterno, vivo all'interno, fino alla sommità del capo, per poi lasciarti richiamare. Arrotonda ancora la schiena, porta le mani dietro la nuca e ora quando espiri arrotondi e chiudi i gomiti verso di te. Ora inspira, radica bene gli ischi, apri i gomiti, il petto verso l'alto e di nuovo dai gomiti tira la pelle verso l'alto, arrotonda ancora il mento al petto, l'ombelico alla colonna verso l'alto, il coccige in avanti, le tibie che spingono per stabilizzarti. E poi di nuovo, dai lombi, radica e stendi. Inspira, sospendi e ancora una volta arrotonda, svuota. Per poi risalire vertebra dopo vertebra, apri ancora. E lascia scivolare le mani, arrotonda la schiena ancora e ci muoviamo nei nostri vortici in senso antiorario. E la spalla verso il ginocchio opposto, scivola indietro, espira. E ancora in avanti. E di nuovo indietro, arrotonda. E la mano sinistra a terra, i polpastrelli, la mano destra che disegna dei semicerchi verso l'alto, in andata e ritorno. Risvegliamo la lateralità del corpo. Disegna delle mezze lune col braccio destro, i movimenti sono morbidi, densi, come se stessi nuotando in un oceano di miele. E ancora, espira. Inspira, questa volta sali con il bacino verso l'alto, sali, pupe verso in avanti, il petto al cielo, le tibie che spingono indietro, stabilizzano. Richiama ancora, mento, ombelico, coccige. Richiama a te. Attiva i tuoi obliqui e portati in una dolce torsione. Il dorso della mano sinistra sul ginocchio opposto, la mano destra che spinge via, stabilizza. E l'ombelico sempre dolcemente richiamato alla colonna verso l'alto.
respira e lo sguardo lontano in avanti, le spalle che continuano a scendere verso il basso. Guarda lontano, la mano destra attiva, spinge via, ti spiralizza verso l'alto. Lascia cadere l'orecchio sinistro sulla spalla sinistra, schiudi le tue labbra e distendi i polpastrelli della mano destra che spingono via lontano e sentirai il tuo trapezio distendersi. Che meraviglia! Chiudi gli occhi, ascolta. Richiama dal centro. Porta di nuovo le mani sulle ginocchia e ora ci muoviamo in vortice in senso orario. Facciamo la stessa cosa a sinistra, arrotondo. Svuota, espira. E di nuovo dal centro all'estremità mi lascio aprire, avvitare lungo il mio asse centrale, arrotondare ancora. E di nuovo. Arrotonda, espira. Richiama ancora, questa volta è la mano destra che si poggia a terra, la sinistra che si apre verso l'alto, così il petto. Ricorda che i due ischi rimangono a terra, non sollevare l'ischio sinistro. Di nuovo, spingi via quella mano che sta a terra, lasciati aprire al cielo e richiama ancora. Fallo ancora una volta e se puoi solleva il bacino da terra, il pube in avanti, le tibie che stabilizzano, apri il petto. Per poi dolcemente con cura richiamare, fai attenzione ad ogni transizione, richiama a te, portati in torsione dal lato opposto e il dorso della mano che preme sul ginocchio, lasciati avvitare dal centro verso l'alto, respira e lo sguardo lontano avanti a te, rimani e senti quella torsione viva all'interno. Sentiti padrone di intensificarla leggermente se lo vuoi, altrimenti rimani, ascolta, siamo solo a inizio pratica. E la mano sinistra che spinge via lontano, come a stirare il tappetino, lascia cadere la testa verso destra, sulla spalla, schiudi le labbra e continua ad allungare. Ed è il trapezio che si distende, che ringrazia. E senti calore dentro di te, il corpo scaldarsi, lavorando sulla muscolatura profonda, quella della postura. Lasciati richiamare dal centro. Ok, ora compatta le forze verso di te, ci servirà il core per lavorare sulla nostra posa. Scivola indietro, la gamba destra che si porta in svastica, se puoi non appoggiare il ginocchio a terra. Richiama il ginocchio verso la spalla opposta, cominciamo ad attivare i nostri obliqui e scivoliamo in senso opposto. La tibia sinistra indietro e svastica, la spalla che si avvicina a terra, richiama ginocchio verso spalla opposta. E lo facciamo un'altra volta, questa volta ci portiamo in quadrupedia. E in quadrupedia ricordiamoci che le spalle cadono sempre sopra ai nostri polsi, le dita bene aperte, i talloni che spingono indietro, l'interno delle cosce attive, il nostro ombelico sempre richiamato alla colonna e verso l'alto. Metti il busto, portalo verso terra e cominciamo a scaldare la schiena, a renderla fluida. Arrotonda, osserva il tuo addome. Le orecchie superano la linea delle spalle, talloni indietro, la nuca in avanti. Fletti ancora, scivola. I gomiti non si aprono. Scivola ancora. Arrotonda e lascia che l'onda avvenga lungo la colonna. Ascoltala. Fletti ancora. Scivola indietro. Questa volta solleva le ginocchia se puoi e portiamoci nel baby dog, il cane a faccia in giù con le ginocchia piegate e l'addome che spinge sulle cosce, le mani che spingono in avanti, le spalle che scivolano via dalle orecchie, i talloni che cercano la terra, rimani, ascolta, distendi. Senti la schiena divenire lunga, lo spazio tra le vertebre. Sali sugli avampiedi, libera i flessori. Distendi le gambe, se puoi, cane a faccia in giù, completo. Se senti che la tua schiena non rimane distesa, allora fletti le gambe, non importa. Se i talloni non toccano a terra, allora ancora, fletti le gambe, ma rimani.
Ora dal centro di te, dal coccige, srotola un'onda, portati in plank. Le spalle sopra i polsi, l'ombelico richiamato, le gambe distese con i talloni che spingono indietro. Porta le ginocchia a terra, chaturanga, fletti a terra. Richiama, spingi via la terra, scivola indietro. Bravissimi, arrotonda ancora, richiama. Ancora una volta, fletti il petto a terra, chaturanga. Risali e scivola indietro. Ok, ottimo, arrotonda ancora. Ora ci muoviamo con quella che in Odaka chiamiamo onda di roller, l'onda lunga. Scivola con il coccige a destra, in avanti e verso l'alto, arrotonda bene la schiena e senti il ginocchio sinistro essere leggero. Fai la stessa cosa, oscilla a sinistra. In avanti e arrotonda verso l'alto, crea delle C con la tua schiena. Fallo ancora. Fletti indietro il bacino, arrotondalo, portalo verso l'alto. E così un'ultima volta, scivola a sinistra, arrotonda in avanti verso l'alto, solleva questa volta il ginocchio destro, distendilo indietro, le maniche continuano a spingere via la terra, arrotonda, arrotondando la schiena, porta il ginocchio verso la fronte, espira, inspira, distendi la nuca in avanti, il tallone indietro, le maniche spingono via, cominciamo a sentire le attivazioni giuste, di nuovo. Espira, arrotonda, distendi ancora, rimani un istante, senti le mani spingere via da terra, dovresti sentire i muscoli sotto le ascelle attivarsi, ora fletti la gamba, rovescia il ginocchio verso l'alto, lascialo aprirsi e di nuovo unisci le ginocchia senza appoggiare il piede, risali, apri il ginocchio, distendi la gamba lateralmente, portala a terra. E lasciati srotolare. E siamo nella posa del cancello, Parigasana. Mano sinistra sul fianco. Scivola a terra e ancora ricrea quelle mezzelune in andata e ritorno. Sali e scendi. E di nuovo dal centro di te, lasciati aprire. Apri il petto, senti il ginocchio sinistro radicarsi, estenditi dal centro e di nuovo. Un'ultima onda, sali verso l'alto, richiama il braccio, fallo passare dal centro, apri l'avambraccio e sali in direzione opposta alla gamba, porta la mano sinistra a terra, ora da qui che sei senti la spinta della mano sinistra, come se ci fossero delle spirali intorno alle braccia, sentiti forte, potente, richiama, risali e questa volta è il braccio sinistro che si apre. Sale verso l'alto e si flette verso la gamba tesa, in Parigasana. Rimani un istante, il ginocchio sinistro che ti spinge via e tu ti senti allungare dal centro di te le costole, il petto. Richiama, ripassa dal centro, ritrova quella centratura del guerriero. Riporta la mano sinistra a terra. Solleva la gamba destra verso l'alto, ancora senti le mani che ti spingono via. E riporta a terra. Ora porta la pianta del piede destro a terra. È il ginocchio sinistro che si vuole avvicinare alla gamba opposta e dovremmo sentire gli obliqui esterni attivarsi. Riporta a terra. Se sentite che il polso vi fa male, riposate un attimo la posa, ruotate e poi vi rimettete, vi reintroducete nella pratica. Di nuovo, avvicina il ginocchio. E distendi, perfetto. Risali verso l'alto, ora da qui che sei, collo del piede sinistro a terra, ruota le dita del piede destro verso l'alto e lasciati allungare, ovunque il tuo corpo arrivi, dovresti sentire gli adduttori stirarsi, rimani, respira e senti come il respiro si fa più intenso, polpastrelli delle dita che spingono via il tappetino lontano, senti la tua schiena distendersi. Rimani, respira profondamente e morbido, vertebra dopo vertebra, richiama il tuo braccio, risali sulle ginocchia, riportati in quadrupedia e da subito oscilla con il coccige a destra, in avanti, arrotondo e in direzione opposta, le mani che spingono in avanti, il bacino indietro, arrotonda ancora,
Ricrea delle mezze lune con la tua colonna. Oscilla di nuovo a destra, in avanti. E solleva il ginocchio destro, sinistro, scusami. Distendilo indietro, lontano, la nuca in avanti, l'ombelico alla colonna. Ed espirando il ginocchio alla fronte, le mani che spingono via, arrotonda. Di nuovo, fletti. Due linee energetiche opposte ti attraversano. Di nuovo, arrotonda, espira. Un'ultima volta, distendi la gamba, senti l'attivazione, l'interno coscia, l'esterno. Fletti il ginocchio, il tallone verso l'alto, rovescia il ginocchio verso l'alto. È come se volessi dipingere con il ginocchio dei cerchi. Riportalo verso il basso, ridistendilo ancora, ruota. Per poi distendere e con eleganza e leggerezza portare la gamba a terra. Lasciatevi srotolare. Ok, e la mano si destra sul fianco, la sinistra si apre ancora. Mezze lune. E il movimento non ha mai fine, ricordati. Ascoltati dall'interno, lascia che sia il centro di te a manifestarsi. Richiama ancora. E l'avambraccio che si apre. Inspira e fletti. Porta la mano destra a terra, ricorda le due spirali che attraversano le tue braccia, l'attivazione dell'ombelico che ti rende leggera sul tappetino. Rimani un istante e dal centro di te attiva gli obliqui, sali. E il braccio destro che si avvicina a te per poi aprirsi. Lasciati inspirare e flettere verso la gamba tesa e il ginocchio destro che ti spinge via al fianco che si allunga. Che meraviglia! Richiama dal centro, passa dal centro, ritrova la centratura e porta il polso a terra, l'avanti. E ancora le spirali che ti attraversano, avvicina il ginocchio al ginocchio sinistro e riporta a terra. La senti l'attivazione degli obliqui quando lo fai. Di nuovo spiralizza le tue braccia, spingiti via e il ginocchio che si congiunge all'altro e riporto a terra. Respiro, collo del piede destro a terra, il sinistro che si solleva verso l'alto con le dita e tu che ti lasci flettere in avanti. Rimani, respira. Senti il respiro esploderti dentro, stai risvegliando muscolatura profonda. Rimani, ascolta. E le mani che spingono in avanti il tappetino, il tuo coccige indietro e ti allunghi dal centro, vertebra dopo vertebra. Lasciati di nuovo srotolare, respira per un istante, ritrova la quadrupedia. Ora siediti per sui colli del piede per un istante e porta i palmi delle mani sotto al tuo mento. Il bacino non è sui talloni. Siamo leggermente sollevati e l'ombelico è sempre richiamato alla colonna. Ora, da questa posizione, spingi con i tuoi gomiti verso di me, in avanti. E senti che muscolatura si attiva, dovrebbe essere quella sotto le braccia. Diciamo la muscolatura delle spalle, per intenderci. Ora spingi i gomiti verso l'esterno. E dovrebbe essere un'altra fascia muscolare ad attivarsi. Quella è la muscolatura che ci serve per fare la nostra panca laterale. Spingi lontano i gomiti verso l'esterno, senza muoverli però, è solo una sensazione. Ora richiamali verso di te, verso la linea mediana. Il collo che si poggia leggero, il mento sulle mani. E quelli sono i romboidi invece che si attivano. Ora ruota lo sguardo verso sinistra. Richiama al centro, sempre con la percezione di quell'attivazione, di nuovo verso destra. Richiama ancora. Benissimo! Ora da qui scivolate a pancia in giù, portatevi sul fianco sinistro. E quella stessa sensazione di attivazione, ritrovatela ora. Spingete via con il gomito la terra. Afferrate il ginocchio destro, pianta del piede interna. Chiudete il ginocchio come se lo voleste portare a terra. Di nuovo apro e spingo indietro. Fallo ancora. Chiudi. Stiamo preparando l'articolazione del bacino per aprire bene le nostre anche. Scivola indietro.
e di nuovo chiudi. Oggi sono buona. Non vi potete lamentare dopo. Spingi verso il basso. Ora da qui che sei, ancora senti il gomito spingerti via, senti l'attivazione. E se puoi distendi la gamba, apri il petto. Fin dove arriverà, non importa. Puoi rimanere con la gamba flessa, il tallone che spinge contro la mano e viceversa. Ed è già fantastico. Rimani. Riporta la gamba a terra. Ora se vuoi, da qui che sei, prova a sollevare il bacino da terra, a distendere le gambe sul tuo avambraccio e la sensazione è proprio quella di spingersi via come prima. Rimani e senti il tuo corpo scaldarsi meravigliosamente. Lasciati richiamare. Ok, passa da questa posizione, porta l'addome a terra, lasciati scuotere come voler resettare ogni cosa. E poi passa sul fianco opposto. Sei a destra, il gomito destro a terra. Richiama la gamba sinistra, afferra il taglio interno del piede. Spingi verso il basso, apri. E di nuovo verso di te al centro. Di nuovo apri il ginocchio indietro e verso il basso, il gomito che ti spinge via. Senti le attivazioni. E di nuovo chiudi. Apri ancora, spingi verso il basso. Ora dal centro di te lasciati espandere, splendere. Il petto si apre, spingo via il bacino. Lasciati aprire. Senti le attivazioni profonde. Che muscoli stanno lavorando? Richiama a terra. E dal centro di te, stessa attivazione. Spingi bene dal gomito. Lasciati sollevare. E il segreto è portare il peso sul taglio esterno del piede, il bacino che si solleva e ti rende leggera sul tappetino. Rimani un istante, sorridi. Dai, ce l'abbiamo fatta, ci siamo quasi. Ripasso a terra e mi lascio scuotere un istante e mi sollevo. Passiamo un attimo da balasana, distendiamo bene la schiena e ancora, se vuoi, puoi lasciarti scuotere dal coccige e riposare un istante, ma non troppo ora che siamo caldi. Srotola ancora, passa dalla quadrupedia, solleva le ginocchia, sei di nuovo baby dog, schiaccia bene i talloni a terra se puoi, l'addome sulle cosce, le mani che spingono in avanti, tu che respiri, ti allunghi, divieni, di nuovo peso sugli avampiedi, arrotonda bene la schiena e poi lasciati distendere, le gambe distese se puoi, altrimenti flesse, non importa. Fletti di nuovo, sposta il baricentro a sinistra, solleva la gamba destra, arrotonda bene e poi portala in avanti tra le mani. Ruota il tallone e ti lasci srotolare dal centro. Sali, radica. Guerriero 1, affonda mentre ti elevi verso l'alto. I fianchi che guardano dritto, allunga bene i tuoi flessori e poi distendi. Scivola con l'avambraccio destro sulla coscia destra e ancora ricrea mezzeluna verso l'alto con il braccio sinistro. Apri il petto mentre spingi via la coscia e senti spazio crearsi dentro di te. Richiama ancora. Morbido, sinuoso, dal centro, lasciati di nuovo aprire. Rimani un istante, il tallone posteriore che spinge lontano e l'avambraccio crea spazio dentro di te. Porta la mano destra a terra, il braccio sinistro perpendicolare al cielo. Apri ancora e porta, se vuoi, il braccio sinistro dietro di te, il destro che passa sotto alla gamba. Possiamo provare a creare un bind se te la senti. Da qui, la mano sinistra dietro di te, la destra che afferra il polso opposto e puoi rimanere qui purché tu ti senta comodo e confortevole, altrimenti lasci la posa in qualsiasi istante. Se ti senti comodo puoi provare a distendere la gamba e lo sguardo che si apre e tu che sorridi. Ricorda la prima variante. Torna a terra. Le mani a terra, ruota il ginocchio della gamba posteriore, ricrea vortici. L'addome che tocca la coscia opposta e tu che sollevi il braccio destro verso l'alto.
Bene, ci siamo quasi. Ora ruota e porta il baricentro leggermente richiamato indietro e verso l'alto. Il taglio esterno del piede sinistro. E ora questa è già la prima variante della nostra meravigliosa panca laterale. Ora, da qui che sei, richiama un attimo a terra. Riposa il polso. E risali. Guarda con che facilità riuscirai a entrare nella posa. Meravigliosa. Ora da qui puoi decidere quale variante fare. Puoi unire le gambe se vuoi. E questa è già fantastica. Continua a spingere via con il braccio di terra, il bacino che sale verso l'alto, il richiamo dell'ombelico alla colonna. Puoi portare la gamba destra appoggiata sul ginocchio. Continua a spingere via, leggero. Oppure ancora scendi, riposa il polso, risali, sorridi e sei già nella seconda variante. Afferra il tuo ginocchio, continua a spingere via il bacino, spingi via, spingi via. Ok, e scendo a terra, ci fermiamo qui, va benissimo. È già fantastico, Vasishta è già felicissimo e fiero di noi. Arrotondi. E muoviti in vortici in senso orario. Ritrova il tuo respiro naturale. Ancora. E poi alterna il senso, muoviti in senso antiorario. Richiama a te gli obliqui, sali, radica la colonna, strizzala verso l'alto e porta di torsione. Puoi portare il braccio ad appoggiare la tua coscia, altrimenti puoi portare il gomito al di là del tuo ginocchio. Puoi unire le braccia se vuoi, le mani, e spingere una mano verso l'altra per creare spazio all'interno. Respira. Assapora l'attimo e senti ciò che accade dentro di te. Quante forze, quante energie liberate. E il tuo corpo è potente, flessibile, adattabile al tempo stesso. Schiudi un istante, ripassa dalla svastica e riportati per un istante nel cane a faccia in giù. La prima con le gambe flex, arrotonda, sali sugli avampiedi, distendi e sei cane a faccia in giù completo se riesci, altrimenti gambe flex. E nel ripiegarle il coccige che si sposta a destra, arrotonda bene, porta il piede tra le mani, il tallone posteriore che si radica a terra. Quando ti senti stabile, allora lasciati srotolare le braccia. Inspirare se vuoi. E gli indici che puntano verso l'alto mentre tu affondi. Richiamo. L'avambraccio che si posa sulla coscia, lasciati aprire. Ricorda, spingi via. Premi contro la coscia. Richiama. E ancora, lasciati aprire. Il tallone che spinge lontano indietro, il ginocchio in avanti. Questa linea di energia che ti attraversa. Puoi portare il braccio sinistro a terra, il braccio destro verso l'alto. E ricorda, puoi rimanere qui continuando ad aprire il petto, oppure il braccio sinistro che passa sotto la coscia, il destro dietro ai lombi, se vuoi. Afferra il polso sinistro e crea il covain. Afferra e rimani qui. Il petto che continua ad aprirsi e la gamba sinistra che forse si distende, forse no, continua ad aprire. Apri, sorridi, diviene, respira. Respira ancora e poi sciogli, ripiega la gamba, affonda. E nel ruotare la gamba posteriore ricrea subito vortici. A sollevare il braccio sinistro, l'addome richiamato verso la coscia. E da qui, ruota le dita verso di me e ancora senti le due spirali lungo le tue braccia, la richiamata
il richiamo dell'ombelico alla colonna e siamo già nella prima variante. Ora ricorda, puoi rimanere qui ancora un istante e lasciare la posa in qualsiasi momento tu voglia. Oppure puoi provare a congiungere le tue gambe, ricorda di spingere via il bacino, di attivare il serrato, gli obliqui esterni, i muscoli delle spalle. E sei qui? E se vuoi provare, allora prova a portare il ginocchio, a fletterlo. E se sei ancora più coraggioso, intanto ti riposi un attimo, provate il tuo polso, risali, sarà già facilissimo rientrare nella posa. Sei qui? Oppure puoi afferrare il tuo ginocchio, spingi via lontano, porta il peso sulla pianta del piede destro e poi a distendere si fa sempre in tempo. Sei qui, richiama a terra, richiama le gambe, riposa. Bravissimi, sono felicissima di questo momento. Ora, richiama a te e lasciati muovere in vortici in senso orario. Ne facciamo solo due. Arrotonda, richiama al centro e puoi abbracciare il tuo ginocchio, portarti in una morbida torsione, oppure il gomito al di là del ginocchio, i palmi che si uniscono tra loro, spingi via e richiamo dell'ombelico alla colonna che ti fa entrare in profondità. Spingi via, respira, strizza, detossina. Ritorna al tuo respiro. Senti il tuo cuore battere forte. Lasciati schiudere. E di nuovo la tibia sinistra che passa indietro. Ripassa dalla quadrupedia questa volta. Appena sollevi le ginocchia, cammina con i piedi verso le tue mani. Rimani un istante in Uttanasana. Gambe flesse o distese, purché l'addome sia sulle cosce appoggiato. Afferra i tuoi gomiti e semplicemente rimani nella posa, porta leggermente il peso sui tuoi avampiedi per non pesare sul ginocchio e lascia che la gravità agisca sulla posa, distendere tutte le tue vertebre. Respira, rimani. Respira profondamente. Ancora. E poi lasciati flettere, srotolare. Srotola dal bacino e lasciati aprire, le braccia salgono verso l'alto. Per poi di nuovo portarsi al centro di te, fletti le ginocchia, scarica il peso a terra, accarezza il cuore. E dal centro di te schiuditi nel mudra del loto. Ruota i polsi. Apri. Lascia che l'energia sia libera di fluire all'interno di te. E di nuovo ruota dal centro di te, espandi all'esterno. Lavora sulle tue braccia, sui tuoi polsi. Prenditi cura del movimento che fai, hanno lavorato tanto. Di nuovo dal centro, lasciati inspirare, radicato, steso al cielo, richiama a te. Nel chi flow, nel flow che richiama energia all'interno del corpo, prana, energia dell'universo. Arrotonda, come un'onda, lasciati muovere. E tutto si muove in sinfonia. Tutto è meravigliosamente connesso, ricorda. Apri ancora. E poi, incrocia le tue dita, indici che puntano verso il basso. Ora sali verso l'alto. Richiama a te, fletti le gambe, il coccige che spinge verso il basso in diagonale, le dita in avanti, verso l'alto. Le ginocchia sopra le dita. Ancora, distendi bene la schiena. Solleva gli avampiedi, i talloni, scusa, portati sugli avampiedi e ora con controllo scivola a terra verso il basso. Ok. E porta le mani al petto, chiudi gli occhi un istante se puoi. Attiva la propriocezione.
respiro e quel senso di capire dove si colloca il tuo corpo nello spazio. Di nuovo, riapri. Siediti un istante, anzi, portati sulle ginocchia se non hai fastidio, altrimenti ti puoi sedere. Rimani un istante, respira. Ora, se puoi, apri i tuoi talloni e siediti con il bacino tra i talloni, solo se non senti fastidio alle ginocchia, altrimenti ti porti nella posizione di prima. Rimani un istante, respira. Stiamo intraruotando le anche dopo averle aperte. È come un richiamare l'energia all'interno dopo averle portate all'esterno. Andiamo a ribilanciare, a riequilibrare. E ora richiamati sulle ginocchia. Siediti un istante, prendiamoci cura dei nostri polsi. Afferralo come se con le dita della mano opposta volessi in qualche modo fasciare il polso. E da qui lascialo shakerare semplicemente. La mano sinistra che avvolge bene. Continua a farlo. Poi allenta e portalo a terra, le dita verso di te, per cui voglio vedere praticamente la parte interna del tuo polso. Porta il peso avanti, il braccio è disteso e poi se vuoi prova a portare il peso indietro, a riallungare una muscolatura che non siamo abituati di solito a prendercene cura. Rimani ancora, distendi il braccio, apri le spalle, le clavicole all'esterno, distendi bene. E poi richiama. Ora fai la stessa cosa, porta le dita, ma in senso opposto. Porta le dita verso sinistra, ancora, con la mano sinistra, aggancia bene il polso, spinge al centro del palmo della mano e distendi ancora. Rimani, respira. Ricrea spazio nel tuo polso che ha faticato tanto oggi. E poi lascia andare, fai la stessa cosa a sinistra, avvolgi il polso e muovilo veloce. Ok, poi allenta e come abbiamo fatto prima, dita verso di me, peso in avanti, braccio ben disteso, spalle aperte, scivola indietro e distendi bene. Ok, allunga bene, puoi anche allontanare il braccio dal corpo se senti che l'allungamento non è sufficiente, ma dubito. Strano questo allungamento, è molto particolare. Di nuovo fletti. Afferra, dita verso destra, il palmo della mano destra sopra il palmo della mano sinistra, spingi e riallunga. Respira. Fantastico, ora puoi sciogliere e ci portiamo seduti un istante, ci portiamo in svastica, facciamo qualche torsione prima di scivolare a terra. Arrotonda la schiena e muoviti in vortice in senso antiorario. E poi puoi, se vuoi, afferrare il piede sinistro, portarlo sopra il tuo inguine soltanto se riesci, altrimenti rimani a terra, non importa. E da qui che sei, entra bene in torsione, afferra il piede e sei entrato nella posa. Se questa posa non ti riesce, non importa, rimani in svastica e sei qui, andrà benissimo. Apri bene. Senti il bacino schiudersi, le spalle, l'interno di te strizzarsi. Respira. Respira, riporti in assetto neutro le tue vertebre. Ritrova il flusso naturale del respiro. Centro, lasciati estendere, spingi il tallone verso di me, apri il petto, radica bene gli ischi, sali sulle tue vertebre, chiudi gli occhi un istante e poi lasciati oscillare verso sinistra e apri ancora, ancora verso sinistra. Centro,
subito mani che afferrano le tue anche, risali verso l'alto, mento ombelico coccige arrotonda e la testa del femore indietro, il tallone in avanti, richiami, sali verso l'alto, arrotonda ancora, inspiro, sospendo e ti lasci flettere in avanti, l'addome è sulle cosce o dovunque voglia arrivare. Quella è la cosa perfetta per te. Rimani, respira. Rimani ancora. E senti il respiro agire in profondità, sciogliere tensioni, farti anche entrare ancora di più all'interno di te. Quei organi che vengono massaggiati all'interno, riempiti e onorati di sangue. Prenditi tutto il tempo per lasciarti richiamare. Passa dal centro, e questa volta è la gamba sinistra che si porta indietro, e da subito ricrei i vortici, arrotondi, distendi dal centro, ti lasci espandere, abitare. Ancora e ricorda che se vuoi puoi portare il piede destro sul tuo inguine per poi afferrarlo se vuoi le dita, la mano sinistra oltre il ginocchio, che tu sia qui o qui non importa, ascolta, rispetta. Inspira, distendi, sospendi e lasciati entrare nella posa, morbido, leggero. E l'allungamento avviene dal centro della gamba. Le due estremità che spingono in direzioni opposte. E tu sei qui a creare spazi nel corpo, spazi nelle articolazioni e spazi nella mente. Chiudi gli occhi e lascia che il respiro ti respiri. Per poi lasciarti srotolare morbido una vertebra poi l'altra. Ok. Richiama, chiudi le gambe, le ginocchia, afferrale, abbracciale, come sempre, radica. E lasciati scuotere un'ultima volta. Scuoti bene, spazza via. Rallenta. Afferra il taglio posteriore delle ginocchia e lasciati srotolare a terra. Richiama le ginocchia a te. Lasciati oscillare destra e sinistra. Ricorda di rilassare il collo portando il mento al petto. E lasci andare la gamba sinistra, rimani con la gamba flessa. E ancora oscilli a destra e a sinistra. Ricrei dei piccoli vortici in un senso e in senso opposto.
ricrea spazio ancora nel bacino, lascia andare le tensioni. E poi lasci che il braccio sinistro passi sotto il taglio posteriore. E da qui che sei, entra nella tua torsione, il ginocchio a sinistra, il palmo della mano destra al cielo e così lo sguardo. E il ginocchio verso la spalla. E tu respiri. E sei pienamente in te. Centrato in uno stato di attenzione. Se senti tensione al collo, riporta lo sguardo verso l'alto, altrimenti lo sguardo a destra e la spalla che cerca la terra. Rimani ancora. Se vuoi da qui puoi provare a distendere la gamba destra, afferrare le dita e ancora le spalle che vogliono toccare terra, il tuo sguardo che si schiude, così il tuo cuore. Stiamo andando a riallungare i muscoli che abbiamo attivato per la nostra fantastica panca. Respira profondamente. Assapora la morbidezza del tuo corpo. E poi morbido, ripiega le gambe, richiama le ginocchia a te, afferra il ginocchio sinistro, lascia andare la gamba destra e ricrea da subito vortici in un senso, in senso opposto. Prenditi tutto il tuo tempo. Afferra il taglio posteriore e portati in torsione. Il braccio sinistro che si apre con il palmo della mano al cielo, il petto che si schiude, così il cuore. Respira. E senti il corpo divenire leggero, come se la terra ti sostenesse. Lasciasse per un istante fluttuare. E dal centro di te, se vuoi, distendi la gamba sinistra, afferrala, oppure no, non importa. E la spalla sinistra che cerca la terra senza forzare. Ricorda che la tua pratica è il dialogo con te stesso ed è fantastico ogni tanto sfidarsi, andare oltre ma sempre con il dovuto rispetto. Lasciati richiamare e richiama al centro. Porta le piante dei piedi a terra, le mani lungo i fianchi con i palmi verso il basso. Oscilla con il coccige avanti e indietro a spianare le curve della colonna e poi a ritrovarle. E con la prossima oscillazione premi bene sui talloni, solleva i glutei, portati nel mezzo ponte, il mento è al petto, il bacino che sale. E tu che respiri, e tu che ci sei totalmente. Rimani ancora un istante. E morbido, lasciati srotolare una vertebra poi l'altra, come gocce d'acqua che si ricongiungono all'oceano. Distendi la gamba destra, la sinistra, apri i palmi verso l'alto, le spalle che scivolano, la pelle che si distende,
il cuore che si schiude all'universo. Respira, ci sei. Corpo abbandonato alla terra, come se venisse abbracciato, e al tempo stesso leggero sui suoi punti di appoggio, come il tocco di una farfalla. Rimani ancora. Rimani, respira. E quando vorrai, le articolazioni più lontane dal tuo cuore ricominceranno a muoversi, per cui caviglie e polsi, e poi morbidi gomiti, ginocchia. Lasciati stiracchiare come se ti risvegliassi da un profondo sonno. Portati su un fianco e quando vorrai, in posizione seduta, come inizio pratica, seduta sui tuoi ischi, le spalle belle aperte. Respira ancora un istante, arrotonda la schiena, prenditi il tuo tempo, arrotonda, inspira, sali con le braccia in qualsiasi momento tu voglia, congiungi i palmi e chinati alla tua pratica. Namaste. Grazie infinite. Purtroppo un'ora è sempre troppo poco, come dico sempre, prendetevi il vostro tempo dopo la pratica, fate tutto con molta calma, rimanete sdraiati ancora un po', ma ricordate di ringraziarvi sempre perché vi siete dedicati del tempo, perché vi siete fatti del bene e non perché avete raggiunto la panca laterale. Grazie, grazie a voi ragazzi, spero di rivedervi tutti alla prossima diretta, sempre alle 18. Grazie a tutti davvero e ci vediamo alla prossima. Passate una fantastica serata e alla prossima. Grazie ancora, grazie infinite.